Ciao a tutti! Oggi scoprirete i 5 quadri più costosi del mondo. Ah, a proposito, prima di iniziare vi faccio un quiz. La risposta alla fine del video. Chi ha dipinto più quadri? 1. Van Gogh. 2. Renoir. 3. Monet. Numero 5. Al quinto posto c'è il quadro numero 17A. L'autore è Jackson Pollock, figura fondamentale dell'espressionismo astratto statunitense. Jackson, pur avendo vissuto per soli 44 anni, contrassegnò un'epoca. Il suo quadro fu venduto a Ken Griffin per 200 milioni di dollari, circa 169 milioni di euro. Il quadro è stato realizzato con la seguente tecnica: olio su cartone di fibra. Numero 4. Al quarto posto c'è il quadro I giocatori di carte di Paul Cézanne. Il capolavoro del francese post-impressionista rappresenta due uomini in un'osteria di paese che stanno giocando a carte davanti ad uno specchio. Questo dipinto è stato comprato dalla famiglia reale del Qatar per 228 milioni di euro. Questo quadro è dipinto con la seguente tecnica: olio su tela. Numero 3. Al terzo posto c'è il quadro Nafea fa ipo ipo, che significa quando ti sposi. Ad averlo dipinto è stato Paul Gauguin, uno dei maggiori interpreti del post-impressionismo, nel 1892. Nel quadro sono raffigurate due donne polinesiane in un momento di riposo della giornata, una ritratta in primo piano con una fisionomia più possente e abiti locali, l'altra più magra e in abiti missionari. Ad acquistarlo fu un consorzio del Qatar per 300 milioni di euro. La tecnica usata in questo quadro è olio su tela. Numero 2. Al secondo posto c'è il dipinto Interchange. Questo quadro è stato realizzato da Willem de Kooning, un espressionista astratto d'origine olandese. Questo quadro fu acquistato da Ken Griffin per 254 milioni di euro, 500 milioni se lo comprendiamo insieme anche all'altro quadro numero 17 di Pollock. Interchange è realizzato con la seguente tecnica: olio su tela. Numero 1. Al primo posto della nostra classifica abbiamo il dipinto Salvator Mundi. Questo quadro è stato dipinto da Leonardo da Vinci, un inventore, artista, scienziato e ingegnere italiano, anche considerato uno dei più grandi geni dell'umanità. Il suo quadro rappresenta un'iconografia di Gesù che raffigura Cristo con la mano destra alzata in segno di benedizione e la mano sinistra che detiene il globo. Il suo dipinto fu venduto alla modica cifra di 382 milioni di euro, al principe saudita Mohammed bin Salman. Ora il dipinto è conservato al Louvre di Abu Dhabi. La tecnica con cui è stato realizzato questo quadro è olio su tavola. Ah, quasi scordavo! La risposta del quiz ad inizio video è Van Gogh, che ha dipinto circa 1016 quadri. Avevi indovinato? Fammelo sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto e ti è tornato utile, iscriviti e metti mi piace. Grazie!